Buonasera gentile pubblico, con le immagini ci troviamo a Montale, località dove, verrà, eh, dove prenderà inizio la 43° Trofeo Mar Martiri della Libertà, gara valevole per la categoria allievi e valevole anche per la prima prova della challenge Piero Frosini, challenge che prende quella che è la provincia di Pistoia, ricordo valevole per la categoria allievi. Andrei immediatamente a ricordare quelle che sono le squadre partecipanti a questa manifestazione qui oggi che sono la Cipratese 1927, la SC Ceretolese 1969, il team Strabisci, la ciclistica Cecina, il GC Romagnano, la GS Borgo Novo Miglior, segue poi la GS Cicli Carube con l'Olimpia Valdarnese, GS Pozzarello, la Polisportiva Fiumicinese, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, la SC San Lazzaro, la SCD di Castelfiorentino Banca di Cambiano, la Aquila Ganzaroli, Lucì Casano Guastini Gruppe e la US Toscogas Chiesa Nuova. Questa gara, valevole come ricordo per la prima, la prima prova per quanto riguarda la Challenge Piero Frosini, va a, su un percorso abbastanza impegnativo per... Questi ragazzini che sono dai 15 ai 16 anni dove dovranno affrontare la salita riportata quest'oggi come agli albori. Dopo che era stata intromessa la salita della Rocca negli anni precedenti, quest'oggi si va a riprendere quella che è la salita principe, la salita di Santa Cristina in località. Di Fognano e ricordo i corridori lungo questo percorso andranno a toccare quelle che sono le località di Montale, per poi dirigersi a San Tomato, Ponte Nuovo, e poi verso Pistoia per ritornare nuovamente verso. Ponte Nuovo San Tomato e Montale per concludere il primo giro. Ricordiamo che i giri sono 5, di cui 2 lunghi e 3 più corti. Il primo giro, quello lungo, misura 20 km, per poi seguire a quello successivo, che misura un 6 km, dove affronteranno i corridori per la prima volta la salita di Santa Cristina, dove sarà posizionato anche in cima il GPM. E può tornare sotto l'arrivo e ripassare poi per il percorso lungo di lunghezza 20 km e poi gli ultimi due giri lunghi anche questi 6 km l'uno dove si andranno a affrontare le salite. Nelle immagini abbiamo visto anche gli organizzatori di questa manifestazione, ovvero Gianni Ninkeri che è il presidente del Circolo Antares, poi abbiamo visto anche Drovandi, Daniele. Eh, rappresentante della polisportiva Nuova Sfinge, abbiamo visto anche l'assessore allo sport del comune di Montale, Lucio Avanzo e Don Paolo Filindelli, parroco di Montale. Adesso con le immagini ci stiamo portando con i corridori. Al momento in cui depositeranno la corona sul monumento principe, vediamo infatti Chiesis della Romagnano e Osis della Pozzarello che stanno portando la corona proprio sul monumento per ricordare i caduti della guerra qui a Montale e seguiremo questo momento un attimo con un minuto di silenzio. Adesso un applauso generale per quello che è la memoria dei caduti qui a Montale per quanto riguarda la guerra e vediamo adesso uno dei rappresentanti principi di quest'oggi, Antonio Nincheri, presidente degli alpini gruppo Ana Montale che dà una targa, sta porgendo una targa a Grazia Masini che è una delle nipoti di. Uno dei facenti parte ai martiri di quest'oggi. Intanto i corridori si portano sulla riga di arrivo per la partenza ufficiale ed è il giudice d'arrivo in questo momento Nocciolini Davide che dà il via a quella che è il 43esimo trofeo Martiri della libertà. Ricordiamolo, percorso che misura 57 km e che i corridori stanno affrontando in questo momento si stanno portando verso quello che è il primo giro, il giro lungo, giro ricordiamolo di una lunghezza di 20 km e che al suo termine sotto il passaggio dell'arrivo troverà anche il traguardo volante che si andranno a disputare quelli che sono i corridori, ricordiamole che questa manifestazione molti premi in palio, quindi traguardo volante al primo passaggio e al terzo, al termine due giri lunghi mentre nei tre giri corti si andranno a dare i premi per quanto riguarda il gpm che andrà a fare eh, capo a colui che avrà realizzato più punti nei tre passaggi e andrei a ricordare dato le immagini anche i direttori di corsa becherucci federico seguito dal vice direttore vi scusi Giovanni, che abbiamo visto adesso nelle immagini il presidente di giuria Bertolacci e Alessio, il componente aggiuntivo Cerini Gabriele, il giudice d'arrivo come già ricordato prima Nocciolini Davide. Ringraziamo anche Radio Informazioni di Francesco Neri che ci riporta in tempo reale quello che accade nel gruppo supportato dalla scorta tecnica dell'OCIP di Pistoia andrei a ricordare anche il vincitore dell'anno scorso ovvero Meucci Andrea dell'Empolese che vinse davanti a Tomastini della Fiumicinese e Pieraccini della Mille Luci Fiumicinese che ha molto a cuore questa gara dato che negli anni scorsi, nell'anno 2005 vinse qua con Righi e sta cercando tutti gli anni di riproporre lo stesso spettacolo con le immagini siamo adesso al chilometro 18 e abbiamo qui in fuga con un leggero margine di vantaggio il numero 20, 25 Iotti del team Strabici che adesso ha una decina di secondi di vantaggio sul gruppo. Vediamo attacco il più interessante per il momento di, da quando è iniziata la gara. Iotti che ha preso un uh, leggero margine di vantaggio, 50 metri per lui. Vediamo se riuscirà a prendere un vantaggio consistente o se il gruppo riuscirà a, a rintuzzare subito quello che è in ritardo con le immagini vediamo il gruppo che sembra non essere molto intenzionato a riprendere i fuggitivi vediamo corridori della ciclistica cescina davanti adesso arrivano anche gli uomini della Pozzarello e vediamo un po' quello che, che farà il gruppo se riuscirà a riprendere l'attaccante di giornata Iotti del team eh, Strabici che adesso Radio Corsa ci dice che ha aumentato il suo vantaggio a 15 secondi, intanto sempre uomini Pozzarello davanti al gruppo a fare l'andatura per vedere di riprendere il fuggitivo, anche uomini Fiumicinese, Borgo Nuovo, Milior, e intanto col numero 58 vediamo in testa al gruppo Goretti e Alberto che ora si gira cercando collaborazione, ci troviamo adesso sulla salita. Di Santa Cristina, località Fognano, e viene ripreso l'attaccante Iotti dal gruppo. E ricordiamo Iotti, però, passando primo sotto lo striscione del traguardo dove era posto il primo traguardo volante, è andato a vincerlo. Intanto i corridori si stanno prestando a portarsi sul GPM. Vediamo adesso col numero 36 davanti, un corridore della Romagnano. Trattasi di. Giannelli che sta facendo l'andatura, sta andatura abbastanza sostenuta per questa salita che vedete ha delle strade molto strette, quindi abbastanza impraticabili ed è difficile restare davanti. Intanto, abbiamo visto anche con il numero eh, 76 Fortunato Lorenzo, un primo anno in categoria che l'anno scorso ha avuto molti successi nella categoria esordienti, ben 11. Per il, per il corridore della SC San Lazzaro, che adesso sta dimostrando di essere veramente in forma, essendo davanti e facendo veramente un ritmo forsennato, vediamo se riuscirà a prendersi anche quelli che sono i punti valevoli per il GPM. E vediamo al primo passaggio: è proprio Fortunato della San Lazzaro a vincere il GPM davanti a Lorenzini della ciclistica Cecina. Terminata la discesa, adesso i corridori si stanno portando verso il traguardo. Abbiamo visto adesso tirare davanti al gruppo Lenzi della Ceretolese, seguito da Noletti. E adesso il gruppo moschierato su tutta la sede stradale con una natura tranquilla si sta portando sotto il traguardo per riaffrontare poi il terzo giro. Terzo giro lungo sempre di 20 km. Vedremo adesso se ci sarà... Qualche cosa che possa risolvere questa gara Se sarà un arrivo a ranghi compatti O ci sarà la possibilità di vedere qualcuno Qualche temerario che cercherà di andarsene Ed è proprio adesso un corridore Vediamo un po' se riusciamo a scorgere il numero Il numero 22 del Prete Del team Strabici Che attacca per vedere di riuscire A prendere qualche metodo di vantaggio Ma il gruppo sembra controllare Anche l'attacco di Del Prete Molto attivo il team Strabici qui oggi, ricordiamo l'attacco prima di Iotti che poi si era aggiudicato, anche il traguardo volante ma niente da fare, Del Prete è già ripreso da quello che è il gruppo, quindi gruppo compatto, mentre quando siamo nella località di Montale vediamo Uomini Castelfiorentino davanti, andrei a ricordare... Momentaneamente quelli che sono gli sponsor, quindi Circolo Arci di Montale con la SC Nuova Sfinge, organizzatori di questa manifestazione, poi Gruppo Alpini Montale, la Aido, la Avis, la Fratres, la Carrozzeria Regina, la Fortuna, SAS, il Mobilificio Torracchi, la Lions Club, la Macelleria Ameoni, il Centro TV, la Gazzaria Enzo, la Gioielleria EB, poi Votino Fedele Supermercato, la Euro Costruzioni, poi Roberto Pierattini e figli, Impresa Edile, la Mocayenne e la San Montana. E vediamo adesso in moto il nostro radio informazioni, Francesco Neri. Che ricordiamo collabora con la scorta tecnica dell'Ocip di Pistoia. E Adesso vediamo l'attacco di un uomo. Pozzarello davanti, il numero 60, seguito intanto dal numero 10, Lenzi e il 60. E Camelli Fabio della Pozzarello, ma niente da fare. Gruppo che comunque è lì, adesso col 50 stiamo vedendo Trippi, Matteo Trippi della Olimpia Valdarnese, ma comunque gruppo compatto, allungatissimo. Qui fortunato, come ricordavo prima, della SC San Lazzaro. Quindi gruppo ancora compatto, anche se allungatissimo. Per questa prima prova della Challenge Piero Frosini, ricordo gara riservata alla categoria allievi e valevole per la provincia di Pistoia e con le immagini siamo adesso su via Montalese intanto abbiamo visto il corridore della SC San Lazzaro Fortunato che ha un attimo sbagliato strada ma ci comunica Radio Corsa che è già comunque rientrato in gruppo qui sempre Matteo Trippi dell'Olimpia Valdarnese davanti a tirare il gruppo molto attivi con le loro maglie davanti ai corridori del team Strabici che cercano, hanno già cercato due volte di venire via dal gruppo e qui sempre gruppo compatto con maglie romagnano, adesso sempre un tentativo del numero 10 Lenzi della Ceretolese che prova ad allungare, ma gruppo che controlla veramente bene quest'oggi, non sembra voler far andare via nessuno e Vedremo se qualcuno riuscirà allora a prendere un po' di vantaggio su quella che è la salita del Santa Cristina. Adesso con noi vediamo in questo momento il numero 22, un sempre del prete, un sempre del prete attivo voglioso di poter arrivare da solo il corridore del team Strabici che si è voltato in attesa di qualche compagno di fuga che arriva in questo momento con i 43 rucai del Borgo Nuovo Miglior e 63 guidi della Fiumicinese ricorderei anche la vittoria per quanto riguarda il Borgo Nuovo Miglior nel 2006 di Samuele Galligani che riuscì a vincere su questo tracciato ed il corridore della Fiumicinese ricordo il nome di prima di Righi che vinse qua nel 2005. Con le immagini siamo sempre quindi con i tre attaccanti che hanno una decina di metri di vantaggio sul gruppo che comunque controlla molto bene e non sembra voler far andare via nessuno perché anche comunque sia, ricordiamolo, è la prima prova della challenge Piero Frosini, quindi challenge cara a tutti coloro che vogliano arrivare alla fine per poter vincere quindi grande controllo da parte di tutti con le immagini ora siamo qui sotto l'arrivo per assistere al secondo traguardo volante che viene vinto da un corridore della Castel Fiorentino e si tratta di Reali che vince quest'ultimo traguardo volante qui oggi sul circuito di Montale adesso i corridori si stanno Portando nuovamente su quella che è la salita di Santa Cristina, ricordiamo in località di Fognano, per portarsi al secondo GPM di giornata. Intanto una caduta in salita, la caduta del numero 68 corridore della Fiumicinese, quindi De Lucia Davide a terra, ma ci viene confermato che non è niente di grave e mentre stiamo riportando verso lo striscione d'arrivo per prendere l'ultimo giro intanto vediamo con le immagini con il numero 37 Chiesi della Romagnano seguito sempre da Lenzi della Ceretolese e ricordiamolo Radio Corsa ci ha detto che il vincitore del GPM a questo giro è sempre Fortunato però questa volta davanti a Giannelli quindi Fortunato vince due Gran Premi della montagna su tre quindi si va ad aggiudicare matematicamente la classifica per i GPM, intanto sempre attivo Chesi, che ricordiamolo ha vinto ieri nella cronometro svoltasi a Sinigallia, cronometro di 9 km davanti a Guidi e al nostro Pascinotti. Intanto passano sotto l'arrivo e suona l'ultimo giro. Quindi ultimi 6 km per i corridori che vanno a riaffrontare per l'ultima volta la salita del Santa Cristina. E poi una volta scesi si andranno ad avviare verso l'arrivo che deciderà il vincitore, quindi porta eh, colori della prima maglia per quanto riguarda la prova della challenge Piero Frosini, ricordiamolo, prova riservata alla categoria allievi. E con le immagini qui vediamo un gruppo tirato dagli uomini del team Strabici che stanno cercando di fare l'andatura alta per riuscire a scremare quello che è il gruppo che intanto... Ci iniziano a dire che sta perdendo contatto alcuni corridori. Intanto, vediamo Colonna del GS Pozzarello qui con il numero 18, sempre team Strabisci Donelli, che adesso si è portato davanti per fare l'andatura. Vediamo andatura abbastanza alta, anche i corridori Borgo Nuovo. Vediamo con il numero 40 Leonard Lisi, che ricordiamolo, grande protagonista quando si parla di salita e anche oggi è qui davanti anche se questa non è la salita per lui però comunque grande gamba per quanto riguarda i corridori della Borgo Nuovo Miglior gruppo allungato sono rimasti una trentina di corridori non di più dei 51 partenti quest'oggi e vedremo se qualcuno riuscirà a prendere l'iniziativa ad andarsene sulla salita del Santa Cristina che poi avrà una distanza di 4 km all'arrivo dal culmine, dal GPM, e vedremo appunto chi sarà anche l'ultimo candidato per prendersi la vittoria del GPM. Se sarà sempre Fortunato o qualcun altro, ma comunque sia, ricordiamo: Fortunato ormai ha già consolidato la sua leadership nella classifica GPM. Adesso il gruppo schierato sulla sede stradale ha rallentato un attimo l'andatura. Vediamo sempre Fortunato davanti, uomini della ciclistica Scescina e della polisportiva Fiumicinese in testa in questa strada veramente stretta vedremo se qualcuno attaccherà o se arriveranno così fino in cima e vediamo siamo quasi alle battute conclusive di, questa, di questo 43 trofeo martiri della libertà gara valevole per allievi organizzata dalla SC Nuova Sfinge insieme al presidente del circolo Antares Gianni Nincheri intanto corridore della Fiumicinese che prova ad allungare in queste battute finali di questa salita lungo però già concluso visto che nessuno lo lasciava andare via e ancora quindi gruppo compatto e siamo quasi in cima alla salita e intanto adesso vediamo il corridore della Toscogas l'unico rappresentante della U.S. Tosco Gas Chiesa Nuova del Carlo che si porta davanti e sta facendo una datura veramente sostenuta su quella che è la salita del Santa Cristina. Ricordiamo la salita che si trova nella località di Fognano ma comunque sia gruppo sempre compatto allungatissimo e siamo adesso al GPM vinto proprio dal corridore della Toscogas, del Carlo. E dietro di lui abbiamo visto anche Vigilante. 3 chilometri alla conclusione. Quindi, quando si va a svoltare per riportarsi sulla discesa, che poi porterà all'arrivo. E vediamo gruppo che adesso inizia a controllarsi per queste battute finali. Ormai sarà sicuramente un arrivo in volata a parte che non ci sia qualche attacco da qualche finisher. Sempre Chesi della Ciclistica Romagnano. Chesi molto attivo quest'oggi, ha provato già due volte ad andare via, ma non trova accordo adesso con il numero 72. Vediamo Lombardi Gregorio della Mille Luci e poi un altro corridore della Gragnano con il numero 35, Noletti Michele. Ma gruppo ancora compatto e un altro attacco adesso da parte del numero 54, Iuri Colonna. Colonna della Pozzarello sta cercando in questo momento di riuscire ad andare via in questo tratto, in discesa. Vedremo se il gruppo reagirà. Intanto, 20 metri di vantaggio per il corridore di Cerbaia. Facente parte della Pozzarello e 2 km al traguardo. In questo momento, sempre una decina di metri di vantaggio per il corridore della Pozzarello che corre su biciclette, colonna. E adesso sta avendo sempre 10 metri di vantaggio vedremo se riuscirà a portarli a termine oppure no intanto con le immagini sull'arrivo niente da fare quindi volata generale ed è Chesi Chesi davanti a Fortunato poi terzo Mirisola poi Piazzi Becagli Lorenzini Sintoni Vigilante Montomoli e Ricci quindi grandissimo bis per il corridore del GC Romagnano Chesi che è andato a vincere quest'oggi la prima prova del challenge Piero Frosini e dopo il successo di ieri a cronometro a Sinigaglia ricordiamo davanti a Guidi e Pacinotti grandissima prestazione quella del corridore della Romagnano e adesso andiamo con le interviste del dopo corsa siamo col vincitore Chesi Francesco della Romagnano allora Francesco abbiamo visto una corsa sempre controllata e alla fine sei stato protagonista di una volata veramente imperiosa sì, è stata una ruota presa un po' lunga dall'ultimo chilometro perché ci tenevo che vincesse il mio compagno Noletti, però d'altronde non posso tirare le ruote di un chilometro. Uh, sono riuscito a prendere la, la ruota di quello che ha fatto secondo, poi gli ultimi 50 metri sono riuscito a passare. È eh, la seconda vittoria in due giorni, quindi è giusto anche per a tutta la squadra. Quindi. Stagione è partita veramente alla grande, grandi soddisfazioni per te e per la squadra. Chi lo vogliamo regalare questo mazzo di Fiori? di Fiori principalmente per tutta la squadra che tutte le domeniche è sempre attenta a chiudere ogni fuga e a portarmi davanti. Oggi soprattutto è una nuova perfezione, in salita, dappertutto. E richiamano a loro questa vittoria. Secondo classificato, fortunato Lorenzo. Lorenzo, ti abbiamo visto protagonista molto sulla salita, vincendo la classifica dei GPM e poi uno splendido secondo in volata. Sì, volevo fare la differenza in salita, non ce l'ho fatta. Sono riuscita a vincere i GPM all'ultimo giro. Siamo arrivati gruppo compatto quasi a 200 metri, ero già davanti. Credevo quando eravamo alla fine di avere quasi vinto, ma mi sono visto passare. Un corridore veloce e non c'è stata storia. Come sta andando per te questa stagione 2011? Quest'anno ho fatto un quinto e oggi un secondo. Sono contento, è il primo anno. L'anno scorso ho vinto 11 corse e mi sono contento. Terzo classificato, mi risola. Allora, abbiamo visto la vittoria del tuo compagno di squadra, comunque il tuo terzo posto che va a chiudere la vostra bellissima prestazione qui oggi. Sì, è stato, abbiamo vinto con Francesco Chiesi, ieri ho vinto a cronometro, oggi abbiamo vinto qua. È una vittoria di squadra anche oggi. Come sta andando per te la stagione nell'anno 2011? È eh, partito un po' male, due decimi per adesso mm -hmm. e oggi finalmente il primo piazzamento Siamo con Daniele Drovandi, rappresentante della Nuova Sfinge. Insomma Daniele, anche oggi gara relativa alla prima prova della challenge Piero Frosini da voi organizzata, è riuscita veramente la grande con un ottimo vincitore. Sì vabbè siamo contenti. Quando si arriva alla fine di una manifestazione l'importante è che tutto sia andato bene e, e questo è stato. Quindi niente, il lavoro paga, abbiamo lavorato bene e anche oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato sul profilo organizzativo. Appunto come dicevi te, profilo organizzativo veramente ottimo, parte di tutti coloro che hanno dato una mano per far sì che questa manifestazione riuscisse veramente bene. Sicuramente noi come società diciamo siamo d'appoggio qui a, al circolo di montale dell'Antares che il grosso del lavoro l'hanno fatto loro, quindi un grazie da parte di tutto il consiglio della mia società va, va principalmente a loro. Teniamo presente che questa gara è stata reoperata il 20 di marzo e allestire una gara di prestigio come questa per l'ambito degli allievi in un mese non è stato facile, è stato uno sforzo enorme da parte di tutti. Con noi Gianni Nincheri, presidente del circolo Antares e organizzatore di questa gara qui oggi svoltasi a Montale. Allora Gianni. Come dicevo anche prima con Daniele, gara riuscita alla grande, soprattutto data da un'ottima organizzazione da parte vostra. Io ringrazio Daniele che abbia avuto queste parole nei, nei nostri confronti, eh, però il ringraziamento va anche a lui e alla Nuova Sfinge, perché è una società che loro radicata sul territorio da, da parecchi anni e quindi con esperienza e con anche dedizione per questo tipo di, di corse. Io ringrazio anche chi in passato come la, la GS Antares o il Ciam Montemurlo ha contribuito nella realizzazione di questa corsa, una corsa che per me... Eh, oltre all'importanza sportiva e eh, anche l'importanza sociale, la memoria dei caduti in, per i marti della libertà, quest'anno poi anche in concomitanza con il 150 anno dell'Unità d'Italia, si è voluto anche diciamo, mh, sottolineare ancora di più questo, questo evento, un evento di memoria che è, anche per i giovani credo sia molto, molto importante. Quindi io ringrazio i, i sponsor. Eh, Diciamo gli amici che ormai sono diventati proprio amici della Corsa, ringrazio il circolo e, e tutti quelli che hanno partecipato all'evento. Abbiamo visto, oltre alla memoria ai martiri a cui era indirizzata la gara, anche tanti traguardi volanti e GPM intitolati ad altre persone che purtroppo non ci sono più fra noi. Sì, persone che comunque è, è rimasto vivo il ricordo perché sono persone che hanno voluto bene sia al circolo, persone che hanno tenuto alto anche lo spirito diciamo, del, del montalese con il volontariato, scusa, e quindi persone che non da, da ricordare sempre, fra cui eh, Loris Mugnai, Puccianti Sireno, Alfredo Pagnozzi, Roberto Perattini e non, non, non per ultimo una targa in ricordo ai fratelli Masini eh, personaggi storici caduti per le guerre di indipendenza quindi persone anche su Montale hanno dedicato anche una via ebbene anche i ragazzi quindi gli, gli allievi questi sedicenni prendono anche diciamo, una lezione di storia positiva perlomeno, lo ecco. lo sport serve anche da tramite in questo secondo fine, diciamo così sì.